Buongiorno ragazzi, sono particolarmente devastato, però tranquilli, adesso mi devo fare una colazione abbondante che devo un po' sanare la serata di ieri e tra una mezz'ora vado al lavoro. Cioè sono indeciso se andate a mezz'ora o tra un'ora, che potrei arrivare anche fino tipo alle 9. Vediamo adesso come me la sento, come va. Buongiorno, mi sono un po' svegliato, mi sono mangiato qualche fetta biscottata, bevuto un sacco d'acqua e ora sono le 8 e 12. Aspetta che devo passare le macchine. 8 e 12 e sto andando al lavoro. Spero che oggi conoscerò qualche collega in più. In teoria un mio collega, quello che lavora a diretto contatto con me per il progetto che dovremmo fare, torna al lavoro perché stava male settimana scorsa e quindi sarebbe l'ideale. Comunque, ieri non l'ho detto, ma ero al matrimonio di questo mio ex compagno di classe delle superiori e oltre alle superiori abbiamo fatto assieme anche l'università, almeno la triennale, e poi magistrale l'abbiamo fatta in momenti diversi, ma nello stesso posto, a Madrid. E a studiare le stesse cose. Quindi il matrimonio era con lui e la sua moglie, che è spagnola, e quindi era molto intrigante perché metà persone erano italiane, metà spagnole, e di conseguenza anche l'omelia o tutti i discorsi li facevano un po' in italiano, un po' in spagnolo, e si portavano appresso tutte le tradizioni spagnole, quelli balli, balletti, anello, tipo l'anello lo tengo sulla sinistra e non sulla destra. Quindi very interesting, very interesting. Ho dovuto accompagnare mio amico a casa ieri e sono tornato alla fine che erano le 2. Non ho fatto il video quando sono tornato perché ero morto. E stanotte mi sono svegliato qualche volta per bere acqua, sistemarmi in due, sbagolare un po'. Quindi sono molto devastato, ecco, particolarmente stanco, ma penso di farcela in tutta scioltezza. Oggi comunque è giornata abbastanza impegnativa perché devo editare un bel po' di cose. Allora, quando finisco il lavoro, torno che saranno le 6 a casa. Devo iniziare a fare video di YouTube per gli YouTubers, i classici, insomma, i soliti. E lì mi chiederà un paio d'ore, spero non più di un paio d'ore, quindi per le 8. Poi mangio, poi devo editare le foto. Cosa sta facendo sto qua? Mia. Devo editare le foto dei mercatini dell'altro giorno e quelle. Quindi se mangio per le 9 ho finito, per le 10 penso di aver editato quelle foto. Oh signore, ecco perché sono tutti lenti. C'è un trattore. Porca puttana. No, stamattina ragazzi è un lunedì impegnativo. Successivamente devo iniziare a editare il video di ieri e il video di oggi, e quindi un'altra ora che se ne va alle 11. Finirò, se sono bravo, finisco di lavorare tutto. Bene ragazzi, sono arrivato e vado al lavoro. Ci vediamo dopo. Oh ragazzi, sono di uno stanco massacrato, sono dilaniato. Comunque adesso ho un sacco di cose da fare perché neanche tempo arriva di. Ora devo fare la spesa perché ho il frigo vuoto, prendo poca roba, a dire la verità, giusto per oggi, per domani. Poi torno a casa, devo editare subito le foto, i video, quelle cose che vi ho detto prima. Stasera sarà super impegnata, non penso di riuscire a fare. Vediamo se riesco a fare la mia passeggiata, ho i miei sani dubbi a riguardo. Vediamo, poi sti giorni sarò abbastanza preso anche col lavoro perché tipo tra 2 giorni devo andare. Spacco tutto. E tra 2 giorni devo andare a Milano per qualche riunione con un collega e purtroppo devo essere prima a Bergamo alle 9 di mattina e quindi da qua partirò metti per le 7:30. Così. Successivamente
successivamente devo essere a Milano e finisco le varie riunioni alle 6:30 da Milano, quindi il tempo di tornare è e saranno le 9 qua, metti, se dovevo andare di là, vabbè, e saranno le 9 e dovrò editare, vabbè, cucinare la cena e finirò alle 10, poi editare il video della giornata, non farò molto perché cioè sono di lavoro, quindi non è che faccio chissà cosa video, però magari qualcosina, vediamo, anche perché devo andare alle torri della PVC, quel che l'è, e che stanchezza. Poi devo tornare a Milano e a Bergamo anche la settimana dopo un paio di volte, in un paio di occasioni. Insomma, la mia vita si sta abbastanza animando a livello lavorativo. Tutto questo, visto che mercoledì appunto devo andare a Milano, non potrò andare al ristorante a mangiare la pizza, come vi avevo detto, da tradizione qua con i colleghi. Dai, facciamo sta spesetta. Oh raga, stasera mi faccio, mi sa, il risotto alla zucca. E vediamo un po' com'è. Si torna a casa e iniziamo subito a lavorare. Come se non avessi lavorato tutto il giorno, miseriaccia. Comunque ovviamente un piccione di merda doveva cagarmi giusto lì, giusto? Spesina fatta al fly. Mi sono preso un paio di yogurt per le prossime colazioni, perché stamattina ho mangiato solo fette biscottate e sì, ci sta, però non è il massimo. Ovviamente pomodori e zucca. Pane stasera no, mangio già il risotto, non mi serve. Boh, succo lo voglio bello fresh, quindi anche questo via. La zucca posso lasciarla fuori, il risotto, beh dai, metto in frigo. E il risotto lo lasciamo lì fuori. Oh ragazzi, adesso vado in bagno, tanto accendiamo qua nel caso sia spento, così guadagniamo un po' di tempo. Infatti buono, era spento. Ieri la bomboniera era un limoncello, cioè proprio al top. Giorgio al top. In tutto questo mi sa che devo un pochino sistemare qua. Ci sono due, tipo giacca, non giacca, cosine, non cosine. Ah, santo cielo, che stanchezza. In tutto questo dobbiamo anche iniziare a pensare di scaricare le clips degli youtubers, così vediamo anche quanta mole di lavoro mi è andato per questa settimana. Spero poche, quasi quasi spero che non mi abbiano dato niente. Vediamo quante storie mi hanno dato, penso due, spero una. Una? Una. Però vediamo quanto è lunga è. Puttana! Porca miseria! 9 minuti di storia, di solito è 4 minuti. 3, 4, puttana Eva! Spero non ci siano tanti effetti allora. Allora, che clip devo scaricare? 97:63. Le foto sono fatte, adesso mi piazzo subito a fare il video di YouTube. E niente, quindi così. Finito il video di YouTube, ci ho messo 2 orette spaccate. Adesso, pausetta, che mi metto un po' a cucinare. Dovrei avere ancora la cipolla avanzata. Quindi oggi facciamo un bel risottone, ragazzi, con la zucca. E oggi mi sarei addormentato al lavoro più di una volta, ma non si fa, ragazzi, no, non bisogna farlo. Quindi io adesso cucino, mangio, devo editare il video di oggi e di ieri, spero di metterci, mi sono imposto, come sapete, 12:30, quindi massimo un'altra ora di lavoro. Quindi se ora sono 8:45, metti che tra un'oretta avrò finito di mangiare, 9:45, spero per le 11 in teoria di aver finito completamente tutto il lavoro al computer. E così poi mi faccio una passeggiatina, magari una mezz'oretta, e poi posso andare a letto. Mi piacerebbe 11:30, sì, sarebbe molto bello 11:30 essere sotto le coperte
Però tutto prima di mezzanotte, qualsiasi cosa che vada prima di mezzanotte va benissimo comunque. Quella gigante cicciona. Quindi adesso uno la domo. Guardate, meno male che mi sono comprato le zucche già tagliate perché ora non avrei proprio lo sbatti di mettermi lì a dover fare pure quello. Adesso devo prendere solo le zucche e tagliarle abbastanza piccoline. Mi servirebbe un tagliere più grande perché questo qua. Lorenzo è molto stanco. Mi sa che adesso mentre faccio andare la zucca mi metto già a editare. Mamma mia, se mi fa male gli occhi. Mi metto già a editare il video matrimonio di ieri perché quello ho paura che sia bello lungo. Cioè, alla fine, sommando tutto oggi mi sa che avrò passato 8, 10, 12 ore al computer. Molto male, ragazzi. Molto male. Zucche per terra. Comunque, senza smenarcelo troppo, mettete la zucca, un po' di acqua così spappolata, aspettate un po' dopo risotto e basta. Vi dirò, ragazzi, cioè sembra carino, ma non lo so, assaggiamo. Perché stavo lavorando qua e quindi, beh, appena detto stavo lavorando si vede YouTube. In verità stavo facendo il video del matrimonio e quindi insomma si è bruciato. Niente ragazzi, l'orario che ho detto è esattamente quello, 10:15 ho finito il video e vado a farmi una passeggiata meritata e stacco un po' con la testa.